Ma Futuro Anteriore è un titolo un po' provocatorio, ma mica tanto. È il racconto di un'avventura straordinaria, e cioè come il diritto romano, il diritto degli antichi romani, che è stata la base ed è la base di tutti i codici civili contemporanei, sia sbarcato anche nella Repubblica Popolare Cinese, quindi passato e futuro. Ma il diritto romano è il diritto elaborato appunto nell'antica Roma. Però per una somma di circostanze è diventato la base dal codice Napoleone del 1804 sino ad arrivare al codice civile italiano del 1942, la base per tutte le codificazioni. Perché ha una caratteristica incredibile, e cioè è un sistema, quello del diritto romano, così duttile da poter essere applicato in qualunque latitudine e in qualunque epoca. Poi ciascuno Stato, ciascuna organizzazione economica ci inserisce quello che vuole, ma lo schema, la griglia è sempre la stessa. I cinesi, quando hanno aperto al mercato, quindi con le riforme, diciamo tra la fine del 70 e gli anni 80, hanno avuto la necessità di dotarsi di regole. Si è guardata intorno nel mondo, ha scoperto il sistema romanistico e lo ha adottato. Per cui io, scherzando, dico la seconda lunga marcia, il diritto romano che dall'epoca appunto dei romani sbarca oggi nella più grande potenza economica del mondo. E la Cina è ancora agli esordi, nel senso che l'obiettivo è il codice civile entro il 2020, quindi ancora 4 anni di lavoro grosso modo, ma sicuramente stanno facendo passi da gigante, come in tutte le cose, come nell'economia ovviamente. Per studiare il diritto romano, i cinesi, i giovani giuristi cinesi vengono a Roma, vengono in Sapienza, anche da altre parti, ma in larga parte in Sapienza, dove io insegno il diritto romano, fanno il dottorato di ricerca da noi e sono bravissimi perché si sono sottoposti a delle selezioni per arrivare all'università, poi per laurearsi e poi per vincere il dottorato, che onestamente noi in Italia ci sogniamo. E la mia passione è nata all'università, quindi diciamo un'era geologica fa, perché correva il 1974. Io mi iscrissi in giurisprudenza e le prime lezioni erano proprio quelle del diritto romano. Scoprii un mondo di cui non sapevo nulla, chiaramente, che coniugava il diritto con la storia, altra mia grande passione. Credo di poter dire che dalla prima lezione io ho deciso che avrei studiato professionalmente il diritto romano e ci sono riuscito.